Impaginare album. Ma no, lo faccio domani. Ah, devo anche rispondere a questa mail. Vabbè, dai, lo faccio domani. Tutti noi, ma proprio tutti, almeno una volta nella vita abbiamo rimandato una cosa da fare ad un altro giorno. Ed è normale, altrimenti saremo delle vere e proprie macchine da guerra. Finché questi episodi restano isolati, però, non c'è niente di cui preoccuparsi. Anzi, essere svogliati ogni tanto è più che normale. Ma quando questi comportamenti iniziano a ripetersi molto spesso, allora si corre il rischio di diventare dei procrastinatori seriali. Nel nostro lavoro, ma come in tutti gli altri lavori, anche nel vostro sicuramente, ci sono alcune mansioni preferite rispetto ad altre. A me, ad esempio, come fotografa, piace molto sia la fase di scatto, e ci mancherebbe, sia tutta la parte riguardante l'organizzazione del lavoro, la gestione dei social e il blog. Ma ce ne sono altre che proprio non mi vanno giù, ad esempio la burocrazia. Quindi, ogni volta che mi trovo a dover svolgere compiti che riguardano quest'ultima sfera, c'è una vocina nella mia testa che mi tenta rimandare quella cosa da fare. Dai, la fai domani, per un giorno non cambia niente, sono frasi in cui vi riconoscete. E intanto anche solo l'idea che domani dovrò affrontare quel compito mi risucchia tutta l'energia e mi distrae e basta. Quindi alla fine non solo non ho portato a termine quel compito in to-do list, ma il fatto che sta ancora scritto lì mi sta impedendo di lavorare al meglio e di essere produttivo. Nel tempo ho imparato a gestire meglio questo impulso irrefrenabile di procrastinare qualcosa, con non poca difficoltà, lo ammetto. Essere pigri è un po' una nostra natura. L'importante è riconoscerlo e sapere come risolvere questa situazione. Anche perché sapere di aver procrastinato quel compito mi portava un gran sollievo iniziale, perché alla fine mi ero tolta il problema. Però poi subentrava subito quella sensazione di insoddisfazione e fastidio sapendo che comunque quel problema si sarebbe ripresentato il giorno dopo. Così ho adottato delle tecniche che mi hanno decisamente aiutato a smettere di procrastinare e queste tecniche voglio appunto condividerle con voi oggi. Alcune di esse le usavo già quando studiavo, anche se non sapevo di usarle, in realtà era un mio modo naturale di pensare e di vedere le cose. Altre invece sono venute col tempo e con l'esperienza. Parto dalla prima, quella che usavo già da anni, ossia dividi un problema grande in tanti piccoli problemi. Quando guardate la vostra to-do list, non guardatela come un'immensa serie di cose da fare, bensì guardatela come quello che è in realtà, cioè una sequenza di compiti più piccoli. Il rischio altrimenti è di continuare a fissarla, non sapendo da dove iniziare, e continuando a pensare a quante cose dovete fare, senza però effettivamente iniziare mai a far niente. Se invece non avete una to-do list, allora fatevela! Perché avere una to-do list mentale è ancora più logorante, perché non vi dà minimamente la percezione esatta della realtà. Non so voi, ma quando mi trovo a dover pensare a quello che devo fare senza scrivermi assolutamente niente su una lista, quei vari compiti sembrano ancora più numerosi e insuperabili, anzi, mi sembrano infiniti. In un precedente video, infatti, vi avevo raccontato quali sono i miei 3 consigli per scrivere una to-do list vincente ed efficace, anche perché se scritta in modo sbagliato, vi assicuro che avere una to-do list è solo controproducente. Vi lascio il link qui sopra e anche in descrizione. Secondo consiglio, basta pensare, dovete agire. La parte più difficile per iniziare a combattere l'impulso di procrastinare è proprio quello di muovere il primo passo. E questo vale per qualsiasi cosa. Quante volte avrete detto vorrei iscrivermi in palestra, vorrei leggere di più, oppure vorrei riuscire a fare questa cosa entro le 5 del pomeriggio e magari vedete pure che ci mettete tutte le più buone intenzioni del mondo, programmate tutto nei minimi dettagli e poi puff, non si inizia mai. Perché? Perché non ci sono le condizioni perfette per iniziare, direte. Vi assicuro che è molto meglio iniziare in modo imperfetto e poi correggere il tiro durante il percorso che non iniziare mai perché si vuole che sia tutto perfetto sin dall'inizio. Il primo passo è il più difficile, ma poi vi assicuro che la strada è tutta in discesa. Punto numero 3, concentrati sul presente. Abbiamo diviso il problemone in tanti piccoli problemi, ci siamo decisi ad iniziare e dopo ecco che arriva lui, l'ostacolo per eccellenza, ossia la distrazione. Magari arriva una notifica su WhatsApp o su Facebook, ma sì dai, rispondo subito, tanto ci sto un secondo, poi ti prende fame, apri il frigo, ma tanto sto un paio di minuti, ah sì, dovevo anche rispondere a quella cosa e via così. Per me il discorso del frigorifero vale particolarmente.
Per evitare di incorrere in questa trappola bisogna concentrarsi sul presente ed essere motivato a portare a termine quell'obiettivo. A me, ad esempio, è molto d'aiuto darmi dei tempi. Ho notato che quando ho un appuntamento imminente e quindi so che devo assolutamente finire quella cosa entro quell'ora, sono molto più produttiva e concentrata. Questo perché semplicemente sono motivata. Per questo, anche quando non ho degli appuntamenti fissati, mi obbligo a darmi delle tempistiche. In questo modo so di avere un totale di tempo a disposizione per completare quel compito e quindi evito di distrarmi inutilmente, perché se sapessi di aver tutto il pomeriggio per completare quel punto che ho in to-do list, state pur certi che ci impiegherei tutto il pomeriggio. Il quarto punto è un piccolo trucchetto, diciamo che in questo modo inganniamo un po' la nostra mente. Il trucchetto è: iniziate dalla cosa più difficile. Che si tratti di una cosa difficile in senso oggettivo o semplicemente di una cosa che vi dà fastidio o che non avete voglia di fare, iniziate da quella lì. Questa non solo è un'ottima tecnica per la gestione del tempo, ma è anche una strategia perfetta per evitare la procrastinazione. Quindi, di qualsiasi cosa si tratti, dal workout alla passeggiata mattutina, dalla burocrazia a rispondere a quella mail a cui non volete rispondere, qualsiasi cosa troviate difficile, fatela, e fatela per prima. Una volta spuntata la casella nella to-do list, vi sentirete meglio con voi stessi e il resto della giornata proseguirà alla grande. L'ultimo è il bonus finale. Si tratta di un consiglio che in realtà va bene in ogni situazione, però in questo caso ci sta proprio a pennello. Pensate in modo positivo. Questo vi darà la carica necessaria in più per iniziare ad agire e compiere il primo passo. Ogni volta in cui siete i protagonisti di un'azione e non permettete alla situazione di schiacciarvi, dimostrate a voi stessi che siete i padroni di quella situazione, che siete in grado di agire. Quali sono le situazioni che tendete a procrastinare di più e i metodi che avete elaborato per smettere di procrastinare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, perché sono curiosa di conoscerli, e se vi è piaciuto il video metteteci un like. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!